Salve a tutti da Tutto sui cellulari, oggi siamo lieti di presentarvi Sony Xperia J, smartphone di Sony con un'ottima qualità-prezzo, infatti partiamo da un prezzo di 249 euro, un prezzo molto buono per il cellulare che vi presentiamo oggi. Lo troviamo nelle versioni bianche, nere, fucsia e questo marroncino tendente al beige, ma la parte davanti resta comunque nera a seconda della scocca che si prende, resterà sempre nera. Arriva da Sony con Ice Cream Sandwich, io l'ho aggiornato a Jelly Bean. Nella scatola troviamo il terminale, il caricabatterie e i libretti multilingua. A me è arrivato un sample senza le cuffiette, ma di sicuro arriverà. Allora, devo dire che lo parto con acceso, così ve lo faccio vedere, ve lo presento nel massimo delle sue qualità, perché ho notato che appena acceso un po' ci mette un po' a caricare le informazioni ed andare fluido di come va normalmente. Per cui magari se volete vedere la velocità di accensione e di caricamento ve la faccio vedere alla fine. Allora, abbiamo un'altezza di 124 mm per 61 e uno spessore di 9,2 mm con un peso di 130 grammi. I materiali, allora, davanti abbiamo del vetro molto molto bello e dietro questa plastica con un forte grip, si tiene bene in mano, è molto piacevole. Poi ha questo design innovativo con questa curva della scocca. Qui troviamo per alzare, abbassare il volume, per bloccare, sbloccare, accendere, spegnere il dispositivo. Per inserire il micro USB, l'aux, qua i sensori e la fotocamera frontale da 0,3 megapixel con una luce per le notifiche, qui sotto i tre pulsanti della home, tornare indietro delle impostazioni, qui una luce che si illumina quando si accende il dispositivo, in questo caso è blu perché lo sfondo è blu. E dietro l'autoparlante e la fotocamera da 5 megapixel con flash LED. Sblocchiamo subito, dal momento dello sblocco c'è la possibilità di accedere direttamente alle fotografie per fare una foto o di accedere al cellulare. Allora, vi faccio vedere, adesso sono impostati questi rumori, però basta abbassare per toglierli. Vi presento l'autoparlante chiamando il 119. Ok, avete sentito? Allora, il volume non è molto forte e neanche tanto pulito, quindi sull'audio ci avrei un po' da ridire per questo dispositivo, ma è sopportabile. Se ho notato che togliendo la scocca naturalmente si sente più forte perché la cassa non è coperta dal filtro che rende il suono un po' più pulito. Abbiamo una batteria da 900 mAh che pesa davvero poco, infatti senza la scocca è davvero leggerissimo. Qua per la SIM e la micro SD espandibile fino a 64 giga perché arriva da Sony con una memoria interna di 4000 MB. Allora, abbiamo un processore da 1000 MHz che si fa sentire single core, ma questo single core l'ho messo a confronto con Xperia U che è dual core e non si vedono molte differenze di fluidità. Devo dire che questo, per essere un single core, gira davvero bene. Abbiamo uno schermo da 4 pollici con una risoluzione davvero alta. Pensate che questo è al minimo come luminosità, ve l'ho abbassato perché si vede meglio in telecamera. Con uno schermo da 480 pixel per 854 pixel. Parlando di batteria, che ormai al giorno d'oggi è la cosa più importante per gli smartphone, non ho per nulla
nulla da dire sulla batteria, lo carico durante la notte, arriva la mattina con un 100% e alla sera con un 20% con uso intenso. Lo sblocchiamo, sentite che adesso sono presenti il rumore, ma basta metterlo in vibrazione. Vedete che è molto fluido, gira davvero bene sul cellulare. Vi faccio vedere come sono organizzate le telefonate. Qua c'è il tastierino che si può abbassare e vedere le recenti. Scusate, per accedere ai contatti, che sono organizzate bene, anche i contatti e i gruppi che si possono creare. Tenendo premuto il tasto Home si possono togliere le applicazioni che si sono usate in precedenza. Abbiamo la messaggistica usata bene, che non stanca, si può cambiare il colore del tema sia delle telefonate, delle impostazioni e della messaggistica dal momento in cui si cambia il motivo. Per esempio, adesso ho impostato quello nero, anzi nero tendente al blu perché vedete qui è un blu. Vi faccio vedere la tastiera è bianca. Scrive bene. Vedete, risponde in fretta, è veloce, non si blocca, non dà nessun tipo di problema, c'è la possibilità di scorrere che io ho disattivato perché la trovo scomoda e il correttore automatico anche esso l'ho disattivato perché non lo trovo comodo. Per esempio, quando devo scrivere parole che magari il dizionario di Android non possiede, è un problema. Vi faccio vedere la fotocamera. Avevo fatto per esempio una foto, scusate perché ci sono foto anche personali, alla scatola del cellulare. Allora vedete che fa le foto davvero bene, con i 5 megapixel fa delle foto davvero bene, fluido il pinch in, il pinch out, zooma molto. Qui è un po' più sfocata naturalmente se si zoom al massimo, ma vista da così non è per niente sfocata. Allora, come impostazioni abbiamo di mettere la fotocamera frontale che è 0,3 megapixel, fa le foto scure e sfocate. La fotocamera frontale non è molto buona, è da migliorare. Un'apertura panoramica, le panoramiche sono ottime e qua si possono mettere le impostazioni. Poi Sony dal punto di vista di fotografia si fa sentire perché accedendo all'album, ancora scusate qua, accedendo all'album si possono modificare le foto senza avere i programmi. Per esempio questa foto, noi spingiamo modifica e ti dà tutte delle impostazioni predefinite per modificare. Vedete, noi vogliamo mettere questo effetto. No, per esempio, la vogliamo in bianco e nero. Ecco, e diventa in bianco e nero. Ce n'ha davvero tante. Ce n'ha davvero tante. Ha migliori anche di molte applicazioni presenti sul Play Store. Adesso vi faccio vedere come è organizzata la musica, qua chiamata Walkman. Allora, per esempio, qua c'è Yes, vi faccio play, vi faccio sentire come si sente. Sicuramente meglio delle chiamate. Ok, avete sentito? È diventato anche qua il flash giallo perché c'è uno sfondo giallo. La musica si sente davvero bene. Qua c'è la possibilità con questo segnalino, molto comodo secondo me. Per esempio, se vogliamo sempre vedere, cerca artista su Wikipedia, cerca le parole su Google, cerca video, trova video musicale. Quindi noi spingiamo questo bottone, vogliamo il testo, cerca le parole su Google, si collega a Google e cerca un sito lyrics. Vedete, qua l'ha già trovato. Questo browser è Opera, io uso questo perché è molto veloce e fluido, confronto a Chrome e al browser che arriva predefinito. Il browser è questo. Vi faccio vedere la velocità scrivendo sul nostro sito. È già qua. Cellulari. Non si vede bene, scusate. Ok, eccolo qua. Vedete, allora il pinch in, il pinch out rispondono in fretta.
Chrome è più scattoso confronto a questo e a Opera che uso io perché preferisco. Vedete, allora no, ho sbagliato sito. Accediamo a tutto sul cellulare, adesso sono sotto rete wifi. In novità di G Jelly Bean confronto a X, allora abbiamo qui intanto si possono modificare le impostazioni più importanti, mentre con X si poteva solo accedere alle impostazioni. Poi abbiamo le notifiche migliori, si possono iniziare già a leggere i messaggi abbassando solo la tendina, e questo non era possibile con X. Intanto si è messo nel nostro sito, vedete, funziona bene. Diciamo che sul browser non dà nessun tipo di problema. Tenendo premuto lo schermo viene la possibilità di aggiungere widget, che ce ne sono davvero tanti da poter aggiungere, per esempio i contatti più usati, l'ora, lo stato di Facebook, il tempo, il meteo. Pure si possono creare cartelle, inserire applicazioni. Per inserire applicazioni nella home basta tenerla premuta una qui e poi va direttamente nella home. Per disinstallarle io non l'avevo intuito subito, bisognava andare su molti cellulari, bisogna andare su impostazioni, applicazioni, disinstalla. Ma si può fare sia in questo modo che cliccando qua in basso a destra. Poi vedete, diventa un po' tipo iOS con le applicazioni che si possono disinstallare con la X rossa. Uno clicca qui, per esempio. Clicca sulla X rossa, questa applicazione verrà installata. In questo momento non la disinstallo, faccio annulla e torno normale. Ha molte app di sistema, quindi il mio consiglio è di accedere ai permessi root e disinstallare quelle che non servono, perché dato che già la batteria non è molta, se si tengono anche queste applicazioni diventa davvero pesante come cellulare e meno fluido, e non si usa appieno le sue caratteristiche. Penso di avervi detto tutto, adesso vi voglio fare vedere quando è che l'accensione è abbastanza lenta. Allora, qui tenendo premuto viene spegni in modalità aereo per mettere in silenzioso o in vibrazione. Adesso si sta spegnendo. Ok, ora lo riaccendiamo. Appena si sente la vibrazione vuol dire che si è messo in funzione. Qui abbiamo il colore delle notifiche che si possono modificare. Molte lo offre l'applicazione per modificarlo, ma oppure esistono app che te lo permettono sul Play Store. Intanto vedete il design, a me devo dire che questa scocca piace davvero molto, sia il materiale che questa curvatura è molto bella. Io uso una cover in questi giorni che lo sto usando per non rovinarlo. Ma devo dire che quando lo prendo in mano mi piace davvero tanto senza cover. Avete visto la velocità di accensione? Devo ammettere che si accende molto in fretta. Poi lo sblocchiamo e naturalmente non è fluido subito, ci mette un po' ad essere fluido come prima. Vedete? Ma non ci mette neanche un'eternità, insomma, è questo che volevo dire. Il Play Store è il solito. Per oggi da tutto sui cellulari è tutto, grazie, alla prossima.